Io sono Anna, vi do il benvenuto sul canale di Fuori le ricette. Oggi vorrei preparare insieme a voi la maionese vegana, ma non la classica maionese che si fa col latte di soia. La prepareremo con la bevanda alle mandorle. Allora, cosa ci occorrerà per preparare questa maionese? 200 ml di olio di semi di girasole, 100 ml di bevanda alle mandorle senza zucchero, un pizzico di sale, un cucchiaino di limone, 10 g di senape, che voi però potete sostituire anche con dell'aceto. Una piccola precisazione: la consistenza della maionese di mandorle può venire più o meno liquida a seconda del tipo di latte che utilizziamo e anche della temperatura che ha il latte utilizzato. Per esempio, se utilizziamo un latte molto freddo, la consistenza potrebbe essere molto morbida, quasi somigliare a una salsa, come questa per intenderci. Comunque il gusto sarà lo stesso molto buono. Cosa si può fare nel caso in cui la maionese sia eccessivamente liquida? Possiamo aggiungere ancora un po' di olio a filo e frullare e poi riporre in frigorifero un paio d'ore affinché si rassodi. Cosa ci occorrerà per preparare questa maionese? Un semplice strumento, il mixer ad immersione e un bicchiere. Allora, adesso prepariamola insieme. Versiamo tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere, quindi il latte, che io sto usando a temperatura ambiente, l'olio, un pizzico di sale, un cucchiaino di limone e 10 g di senape, questo perché così piace a noi, altrimenti potete mettere semplicemente dell'aceto. Adesso prenderemo il nostro frullatore di immersione, lo posizioneremo sul fondo del bicchiere e senza muoverlo per i primi secondi azioneremo alla massima velocità. Vedrete che inizierà a montare, dopodiché con dei movimenti delicati cominceremo a muovere il mixer. Ecco, questa è la consistenza della nostra maionese. Come vedete è bella densa. Adesso facciamola riposare almeno 30 minuti in frigorifero in modo tale che diventi ancora più densa. Potete assaggiarla naturalmente e aggiustare di sale, di aceto, di limone a seconda dei vostri gusti. Ecco qua, la maionese è pronta. Io vi aspetto per una prossima ricetta.